adesso non vado in questa, scusa. Questa è una domanda, cioè, se esiste appunto una casistica e se di fatto appunto invece forse non abbiamo proprio timore di questa legge che è stata fatta male così anche così stretta proprio per metterci timore quando poi non porta a effettive conseguenze su persone di altri, di fatto. Poi non dare cosa è successo in Francia, che adesso è stato aperto, no? Relativamente, non è la frontiera, cioè se si dice che si chiede asilo in Francia, hanno ammesso che una corte ha espresso qualcosa che okay, può passare dopo anni di cui hanno errato loro. Quello che dicevi della solidarietà in massa si è fatta, ma lì poi dopo le conseguenze in termini di militarizzazione durante è stato folle, sia la ULS, con Ginevro, sono parcheggiato una macchina, mi hanno chiesto perché avevo una grande macchina, mi hanno fatto la foto con i documenti miei della macchina, la mia faccia, cioè cose, immagini legali, come in Italia. Poi la domanda era se quando lo fai oltre frontiera o una cosa del genere, c'è come la Ventimiglia, come foglio di via dall'altro paese, o ci può essere proprio una condanna. Poi una cosa che mi sta molto a cuore, ottimissima, è se ci sono strumenti giuridici per fare qualcosa per opporsi alla militarizzazione spietata che sta avendo già nelle scuole, per cui anche qua nel Appennino ci sono bambini della materna che vanno a mettere l'elmetto, a fare a toccare i carrarmati e così via. Anche nella mia scuola propongono attività militari per ragazzi di tutte le età. La polizia di confine di Bologna invita a un'attività di formazione all'esercito, scusate, confine all'aeroporto, che è effettivamente il luogo di confine in cui dice un istituto professionale dove passare il confine, no? E così via. Scusate, allungati, ho preso la loro che. Faccio brevemente qualche, proprio molto molto brevemente, anche perché ma l'ora è tarda, quindi non voglio neanche questo. Allora, no, se colpisce anche i bianchi, no, sicuramente numericamente colpisce soprattutto gli stranieri regolari che vengono loro volta accusati di favoreggiamento di altri stranieri regolari, cioè questo l'ho proprio scritto, la casistica sugli scafisti rappresenta statisticamente il numero maggiore di casi di applicazione dell'articolo 12, quindi assolutamente sì. Però questo non significa che non ci siano, che non esistano casi di condanne anche di diciamo, persone con cittadinanza dell'Unione Europea. Ce n'è stato qualcuno in Francia per i favoreggiamenti al confine, ai confini di montagna, tra Val di Susa e la Francia, con un Ginevro, insomma. Pene sospese poi, quindi nessuno è andato in carcere, però sono state condanne. In Italia praticamente nulla, c'è stato un po' di anni fa, quello aveva fatto un bel articolo lungo, raccontando tutta la storia del manifesto di cui aveva considerato questa persona, di cui l'articolo ricordava solo il nome Francesco. No, Egidio, si chiamava Egidio, questa persona che aveva aiutato dalla Grecia sul traghetto, aveva aiutato una persona facendola salire in macchina, aveva aiutato ad arrivare ad Ancona, e era stato arrestato, questa era una persona anche un po' marginale, lui come persona forse aveva avuto anche un disagio. Una persona un po' marginale per qualche motivo, o forse semplicemente non aveva potuto, non si era potuto permettere una difesa tecnica particolarmente seria, per cui era stato difeso male, tant'è vero che la condanna passa indicato la condanna in primo grado, lui era in carcere per quello, non aveva cancellato la sua condanna, mi pare di ricordare. Comunque questa storia è raccontata da un bel articolo del manifesto che aveva ricordato. Per cui non ne parlo nel libro, però se vuoi così fare una ricerca lo trovi sicuramente. Però sì, sono molto rari, devo dire sono molto rari, però io insisto su questa cosa, cioè l'argomento non ci sono state condanne, secondo me, non è sufficiente, perché la condanna è
di micro a parte che dietro l'angolo, e poi l'indagine penale, la misura precautelare, il sequestro, l'intercettazione, sono invasioni della sfera privata che sono già contabili e che scoraggiano il resto della società, cioè proprio con un effetto stigmatizzante fortissimo, scoraggiano il resto della società dall'avvicinarsi a persone che sono, che aprono le sembianze, insomma, sono riconoscibilmente dei migranti che potrebbero essere migranti regolari. Cioè, alle persone può venire a quel punto il dubbio che se incontri una persona con la pelle scura nelle strade di montagna che portano dalla Val di Susa a Brianson la sera, mentre ci sono meno 10 gradi, questa persona è scalza e in difficoltà, può venire il dubbio che prendere la macchina possa portare una condanna, e questo può portare qualcuno a dire vabbè, non l'ho visto, e hanno detto. Questo è già sufficiente per farmi dire che non importa se non ci sono state condanne, cioè è un chilling effect, un effetto congelamento di condotte solidaristiche prodotto proprio da questa norma incriminatrice, e già solo per questo è un problema e dovrebbe essere cancellato. Mi fermerei qui. Ah, sul discorso se chi commette questi atti oltre le frontiere, se questo cioè si applica la legge penale del quindi assolutamente si può essere perseguiti penalmente anche se lo si fa in Francia, anche se lo si fa soprattutto è stato positivo.